Allora, cari amici, siamo appena usciti dall'aver assistito a una tipica manifestazione di grande valenza democratica, perché hanno parlato fino ad oggi, fino adesso, dalle 11 ad ora, che sono le 4 del nulla. Però siamo ovviamente presso gli uffici della Regione Lazio e abbiamo assistito a una seduta del cosiddetto parlamentino regionale laziale, che se l'avessero mai sentito gli antichi senatori romani, si rivoltavano nelle tombe, venivano, si risvegliavano dal silenzio millenario per venire a rompere il cazzo qua. Appunto. Allora, tutto per non dire un cazzo. Perché? Perché siccome avrebbero dovuto prendere una decisione e di fronte a 200-300 cittadini ululanti e mamme, soprattutto mamme, se ne sono guardate bene da prendere posizione. No, aspetta, sono ancora lì che tergiversano e non e tergiverseranno finché non andranno via tutte le mamme. Esattamente. Certo. E tra l'altro perché hanno la paura di giocarsi la faccia per le prossime elezioni. Comunque, siccome parlavano di una questione di quisquilie che riguarda la posizione di una certa Lidia Ravera, noto personaggio di 150 anni fa, adesso poveraccia vecchia rincoglionita, grande scopatrice da sua stessa ammissione su un libercolo che comunque, comunque carino, sì, e che fece scandalo all'epoca, che si chiama Angeli Porci con le ali. Porci con le ali o Angeli con la merda al culo, comunque la stessa cosa. Allora, in cui raccontava delle scopate che faceva lei, esatto, con il suo compagno di allora. Allora, siccome lei all'epoca era giovane, poteva essere anche abbastanza piacente, adesso fa schifo e allora sai che il discorso è tutto lì. Perché è ormai decaduto. Appunto. E allora, siccome dobbiamo parlare invece di sanità, e siccome dobbiamo sempre parlare, come abbiamo già parlato molte volte, di questo infame decreto sui vaccini, vi voglio far vedere un precedente, cari amici, che adesso ve lo siete completamente dimenticato. Fai vedere. Ci legge? Sì, sì. Aspetta che te lo inquadro. Una scelta consapevole. Sì, sì, sì. Vai. Ok. Allora, e questa qui va raccontata. Quando uscì fuori la questione relativa agli espianti di organi da vivo, ricordiamoci che, cari amici, gli espianti sono sempre da vivo. Sempre da vivo. Io mi sono rifiutato quando successe l'ictus a mia cognata, e mia suocera disse: no, tu non conti in cazzo, lei voleva così e sì, glielo facciamo fare. Certo, gliel'hanno fatto da viva, perché tu non puoi fare un espianto di un organo morto. È un discorso piuttosto complicato, ma in ogni caso è questo. Siccome all'epoca al Ministero della Sanità c'erano dei truffatori, dei delinquenti, dei ladri, anche condannati, ricordiamoci, anche condannati di vario genere, una nota catto comunista dal nome di Rosy Bindi, ancora non è morta. No, più bella che intelligente, sì, come sì, disse Sgarbi in più occasioni. Noto esperto di belle donne, disse che era più bella che intelligente. Allora, che cosa succede? Succede che ci fu un'opposizione, di cui fece parte anch'io, che si basava su un principio fondamentale, attenzione, cari amici, l'ho già detto tante volte, ma ridirlo non basta mai. Sì, in moltissime conferenze che ho fatto. Per cui articolo 32 della Costituzione ci deve essere il consenso informato. Però l'informazione non la fa nessuno, allora però loro, per poter eludere il problema, mandarono in giro questo foglietto. Lo faccio vedere di nuovo, senza nessuna spiegazione della realtà degli espianti, che dietro poteva mettere solo sì o no de che, testa de cazzo. A impressione, così, a pelle, sì, allora, a pelle sì o a pelle no. Delinquenti mascalzoni, guarda che questo è ancora più delinquenziale del decreto vaccini, questo è ancora più delinquenziale, perché truffa il cittadino. Allora,
se tu scrivi qui sì o no, che cazzo di valore c'è? Che c'è un valore giuridico una cosa di questo assolutamente genere? Assolutamente no. Può avere valore giuridico? Assolutamente no. E infatti mi risulta che di questi tesserini sono pieni di pronti soccorsi, i pronti soccorsi degli ospedali dove ci sono i reparti per gli espianti. E quando uno va lì, no? E sì, ma io l'abbiamo visto che lui aveva tracciato, sì, sopra, così, glielo fanno loro, i pronto soccorsisti, capito? Perché? Perché questo si presta tutto, non ha nessun valore. Allora, delinquente Rosy Bindi, delinquenti tutti i funzionari e gli impiegati del Ministero. E i primari dove li vogliamo sanità, i primari che ci guadagnano. Certo. Perché gli altri che non ci guadagnano non gliene frega un cazzo e non si mettono contro. Oddio, io all'epoca, quando facemmo la battaglia, che fu una battaglia veramente dura, conobbi moltissimi primari, medici e chirurghi, ma né più né meno è quello che c'è oggi. Con la piccola differenza che oggi chi cerca di illustrare ai cittadini la truffa del decreto vaccinale lo mandano via dall'ordine dei medici, che è illegale. Allora. Aggiungiamo questo che... Allora, gli ordini non sono società in cui ci sono i propri viri interni. Gli ordini devono avere un processo civile esattamente come tutte le altre cose. Esattamente. Allora, l'ordine, attenzione, l'ordine... Non virtuale. Attenzione, momento, devo chiarire bene le cose. L'ordine è un ente ausiliario dello Stato, ma non la federazione degli ordini. Questo è un concetto molto importante. Hanno fatto l'inghippo in modo da girare la patata come più gli fa comodo. Allora, la persona che il medico che viene mandato via deve essere mandato via dall'ordine per indegnità. Dopo l'indegnità approvata, mentre massa di delinquenti di medici che beccano i soldi dall'industria restano lì, i medici onesti invece sono quelli che vengono mandati via, ma irregolarmente, perché li hanno mandati via, almeno da quanto so io, dalla federazione degli ordini, che è un ente politico. No, ma la cosa che non ordinista. Allora ti do una dritta e la do soprattutto a Gava e agli altri che hanno mandato via, radiato ultimamente. Basta che loro sostengano l'esame di Stato in Svizzera piuttosto che in Belgio o in Austria o in Romania e ottengono l'iscrizione come professionisti in un'altra nazione europea e possono continuare ad esercitare esattamente strafottendosene dell'ordine degli medici o dei chirurgi italiani. Quindi branco di delinquenti, di assassini, voi immaginate quanti poveri giovani, che i giovani a loro piaccia avere corpi e cuori e fegati, polmoni di giovani, perché sono quelli che vogliono trapiantare ai ricastri, ai vecchi ricastri che pagano fior di quattrini per un intervento chirurgico che non dovrebbero avere e che non dovrebbero nemmeno pagare. Poi? Qualcosa da aggiungere? Sì, tra l'altro si va all'estero a prendere organi dei bambini in India, in Afghanistan, in Pakistan. Che fine fanno i bambini che arrivano qui? E ci sono migliaia di 4.000 bambini all'anno che spariscono. Scomparsi, migliaia di bambini. Allora, questa gente qua, che comunque avvalorano questa tesi. A questa gente qua, perché a questa gente gli interessa di far venire tanta gente? Noi non le conosciamo le cose, ma proprio oggi stavamo parlando della crisi della Corea del Nord, no? E stavamo dicendo che la Corea del Nord è la stamperia che stampa i dollari. I dollari. Pochi sanno che... Perché hanno il prezzo più basso al mondo. La Corea del Nord. Allora, se le cose stanno così, no? È evidente che è tutta una montatura. Cioè, di autentico lì non c'è assolutamente nulla. Niente. Ma io sono convinto che quei razzi che mandano su, no? Corrispondono più o meno alla dinamite che stava dentro i siluri dei nostri aerei, cioè, no? Strategia della tensione, per farla, diciamo, esattamente, bravissimo. I vari cartoni, le cose, strategia della tensione con un complice vero, cioè, perché più complice di quello, non c'è stato, quello no, che stava soprattutto i dollari. Per distorcere l'attenzione, per diciamo far attenzionare problemi meno gravi che non ci toccano minimamente a noi, che cazzo se ne frega della Corea degli Stati Uniti. Questo è il fatto che comunque le persone intelligenti capiscono. Lo so, lo so. Sì, però a noi che se ne frega. Però sono talmente pochi che non ce la fanno, diciamo.
di fronte a operazioni mastodontiche come queste, che veramente sono operazioni mastodontiche. No, ma il bello è che quel testo di cazzo di Trump aveva detto, quando era lei, ha fatto la campagna elettorale, che avrebbe eliminato tutti i focolai di guerra, avrebbe ritirato tutte le truppe americane dai focolai di guerra. Lo sta facendo, quello che non ma che sta facendo? Lo sta facendo come? Possibilmente, ma non è vero, a contro l'establishment, adesso lo ammettono anche loro, basta leggere. Ma l'establishment vuole che i focolai di guerra rimangano accesi, lo so, ma lui e quindi sta facendo esattamente il gioco dell'establishment. Ma guarda che Giulio Cesare l'ha fatto fuori l'establishment ugualmente. Certo. Allora io ma capisco. Perché era troppo innovativo, non come Trump? Perché Trump dice di essere innovativo, in realtà è portatore di interessi della grande finanza ugualmente. In un modo e nell'altro si era messo contro l'establishment, in ogni caso. Vabbè, andiamo, lui credeva di avere una sufficiente. Finiamo il discorso di oggi. Lui credeva di avere, avendo distrutto Pompeo, che è l'uomo di Che cazzo se ne frega Pompeo? Parliamo dell'oggi, di questo discorso. No, finiamo il discorso, diciamo che mentre noi siamo qui a formalizzare questo video e a formalizzare in questo video quello che stiamo dicendo, la cosa grave è che dentro quell'aula lì che dovrebbe fare gli interessi del popolo, continua a cazzeggiare sul problema della Lidia Ravera e sulla presenza in aula di ma sai che cosa facevo io? Gli chiedevo uno spogliarello a Lidia Ravera adesso. Meglio di no. Abbi pietà dell'aula. Alla mia età, capite? No, così si ricorda un pochino. Si ricorda un pochino com'è. Capito? Allora, per tornare a noi, quindi ci sono lì dentro l'aula 200 o 300 persone, o forse anche più, mamme e papà che stanno lì con l'anima in sospeso, col fiato sospeso, in attesa di una enunciazione da parte di questa genia di trogloditi, che non dico altro perché sennò sarebbe da diffamazione, e invece stanno lì tranquillamente fottendosene del rispetto verso gli elettori. La grande preoccupazione che hanno i genitori, perché oggi i genitori hanno capito perfettamente, certo, che quello che viene promana dal Ministero della Sanità è solo truffa e vergognoso giro di affari. Bene, mi sembra che abbiamo detto abbastanza, vi relazioneremo presto sull'evoluzione delle vicende e quant'altro. Ciao a tutti, sempre so long! E sempre so long. Laude al dio Priapo. Grande laude! Laude Priape! Sempre!